Saluto da Ivan Paparelli, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Oggi non proviamo uno smartphone, in realtà non proviamo neanche un telefono cellulare, ma proviamo un salva la vita phone. Questo è il nuovo Beghelli SLV30, un telefono cellulare che riesce a incorporare anche i più importanti sistemi di salva la vita Beghelli, dei servizi molto conosciuti, uno dei servizi che rappresenta una delle eccellenze di un'azienda che è essa stessa un'eccellenza italiana, sia sul nostro territorio che all'estero, una azienda. Abbiamo avuto la possibilità anche di visitare il loro stabilimento che ha una filosofia ben riconoscibile, quella di offrire dei servizi evoluti, dei servizi e dei prodotti facilmente utilizzabili, anche gradevolissimi dal punto di vista estetico. Ecco, c'era già questo servizio che ha qualche anno come me avrà dei ricordi. Io ricordo una delle mie nonne che aveva al collo questo salva la vita che le serviva nei momenti di difficoltà per chiedere aiuto. Ho anche dei ricordi personali in alcune circostanze tragicomici, anche molto divertenti. Ecco che il servizio salva la vita sale a bordo del telefono cellulare, quindi Beghelli entra all'interno del mondo della telefonia mobile. Io ho qui con me in realtà tre diverse realtà, tre prodotti, o meglio due prodotti e una serie di servizi. Il telefono SLV30 GPS, un telefono cellulare a conchiglia con un design piacevolissimo che si caratterizza evidentemente per la presenza del tasto salva la vita. In confezione troverete anche tra i vari accessori questa basettina di ricarica che ci permetterà di posizionare il telefono nella consueta posizione verticale per renderlo facilmente fruibile al bisogno e ovviamente di ricaricarlo tramite questo connettore micro USB che in realtà ritroviamo replicato anche nella parte inferiore del telefono. Il telefono costa 89 euro. C'è poi la band che potete acquistare separatamente, anche se in realtà esiste un bundle. La band costerebbe 29 euro. Ho davanti in questo momento il sito ufficiale del produttore. È possibile acquistare i due oggetti a un prezzo leggermente più contenuto di 104 euro complessivi, quindi c'è anche un discreto risparmio. Questo che può essere utilizzato come un bracciale ma anche con altre modalità è sempre il tasto salva la vita, è il salva la vita Beghelli, potete tenerlo al polso perché statisticamente buona parte degli infortuni che avvengono in casa avvengono in circostanze particolari, come ad esempio quando ci si fa la doccia. In quel momento è verosimile non avere a disposizione il telefono, mentre possiamo portare al polso questo bracciale e premerlo per chiedere i soccorsi che possono arrivare anche tramite questi servizi. Sono tre diverse proposte del centro salva la vita Beghelli, con tre diversi livelli di prezzo a cui corrispondono anche diversi tipi di servizio. Andiamo con ordine di prezzo, facciamo così. 59 euro il primo livello, un servizio che dura 12 mesi e che vi mette a disposizione l'abbonamento al servizio di telesoccorso sanitario, quindi avete bisogno di soccorso sanitario, lo potrete ottenere all'interno di questo servizio. Dura 12 mesi 24 ore su 24. Potete abbinare al servizio di telesoccorso sanitario anche la telecompagnia. È qualcosa di bello, di incredibilmente bello anche dal punto di vista sociale e civico, cioè la possibilità per chi ha la sfortuna magari di vivere momenti di solitudine, momenti difficili, di poter avere accesso proprio a una voce amica che ci possa telefonare in certi momenti della giornata, semplicemente per chiederci come stiamo, se abbiamo bisogno di qualcosa. Chi non ha in famiglia delle realtà di questo tipo, a cui magari ogni tanto si fa purtroppo fatica, coinvolti dai mille impegni che ognuno di noi ha,
a dedicare la giusta attenzione. Ecco, questo servizio costa 69 euro e ha la durata di 3 mesi, comprende ovviamente anche il telesoccorso 24 ore su 24 e la telecompagnia settimanale, quindi c'è una chiamata che viene proposta con cadenza settimanale. C'è poi un terzo livello, 99 euro, sempre 12 mesi, sempre 24 ore su 24, in questo caso abbiamo l'abbonamento al servizio di telesoccorso, ma anche la possibilità di accedere alla consulenza di un medico amico. Ecco, in questo caso torna ancora con prepotenza il tema della salute, non solo quello magari della solitudine di cui abbiamo parlato poco fa. Sono tutti servizi che potete scegliere tramite anche il sito Begelli, li potete acquistare e li potete integrare anche nel nuovo SL V30, questo telefono cellulare, un telefono, un classico telefono come quelli di una volta, che si apre a conchiglia, tra l'altro con una cura estetica non comune. C'è questo effetto, come dire, tipo seta per ciò che riguarda i gusci. Il guscio inferiore si può facilmente rimuovere, abbiamo accesso alla batteria, possiamo inserire una scheda di memoria e naturalmente la SIM di qualsiasi gestore. Qui c'è l'altoparlante, come vi dicevo prima, il pulsante salva la vita in corrispondenza dell'indice, quindi molto facilmente raggiungibile. Qui c'è anche la possibilità di utilizzare una cuffia, c'è anche una fotocamerina da 1,3 megapixel, il controllo del volume. Nella parte inferiore, vi dicevo, c'è un connettore micro USB per caricare la batteria, che sembra avere una carica infinita, abituati al mondo degli smartphone che cercano di sopravvivere almeno per la singola giornata. Qui, quando usate poco il telefono, possono passare addirittura delle settimane senza che il telefono manifesti l'esigenza di essere caricato. Vi ricordo che c'è anche la presenza di questa basetta. Tasti molto grandi, facilmente riconoscibili, con una buona corsa, un buon feedback. Ci sono anche dei pulsanti a cui possono essere associati dei numeri, quindi in memoria. C'è l'accesso immediato anche alla fotocamera, il pulsante per chiudere le telefonate o per accendere e spegnere il telefono, qui invece per dare conferma e far partire una telefonata o per rispondere a una telefonata. Qui ci sono questi due pulsanti che corrispondono a ciò che vedete alla base del display. Ecco che qui potete accedere alla rubrica. Vi faccio vedere anche ad esempio che all'interno del telefono ci sono alcuni numeri di emergenza preimpostati, tipo quelli dei carabinieri, che possono essere molto utili nei momenti di emergenza. Anzi, credo che sia una delle tante risorse di cui andare fieri anche in Italia. Da qui si entra nel menu e si può lavorare con tutte le impostazioni del telefono. Ci sono i registri delle chiamate, le impostazioni, ora ci torniamo, i profili utente, la fotocamera, la possibilità, tra le altre funzioni, ad esempio, di usare il calendario, molto comode le informazioni mediche, perché da qui potete inserire il vostro nome e cognome, la data di nascita, l'altezza, il peso, la lingua, magari alcuni dati che fanno riferimento alle vostre assicurazioni, la vostra condizione clinica, le allergie, il gruppo sanguigno, le vaccinazioni che avete eseguito, le medicazioni, altre informazioni generiche. Lo scopo qual è? Che in un momento magari di difficoltà, ecco che chi può accedere al nostro telefono da qui può farsi un quadro della nostra situazione di salute in maniera estremamente semplice. Ci si arriva in un baleno alle informazioni mediche, quindi anche questa funzionalità è stata progettata con estrema intelligenza e risulta facilmente riconducibile. Qui ci sono tutte le informazioni, le impostazioni che riguardano il telefono, la chiamata, la posizione, perché il telefono ha il GPS che gli permette di essere geolocalizzato qualora ce ne fosse bisogno, magari da altre persone che vengono autorizzate in questo senso, perché se siamo autorizzati possiamo vedere ad esempio la posizione di un nostro caro, se magari non si trova in casa o non si riesce a reperirlo o a farsi rispondere al telefono, possiamo geolocalizzarlo, una cosa molto importante. Tutte le impostazioni che riguardano il servizio di SOS. Cosa importantissima è la rilevazione della caduta. C'è un sensore dedicato all'interno di questo telefono che riesce a rilevare proprio la caduta, che ovviamente di solito
produce un certo tipo di accelerazione e di spostamento, quindi vengono analizzate tutte queste situazioni, quindi con che rapidità il telefono si muove magari verso il basso, con che tipo di angolazione, ecco che in quel caso il telefono capisce che magari la persona è caduta e può far partire in automatico la richiesta di soccorsi. Ecco, queste sono quelle chicche tipiche del mondo salva la vita che sono inserite proprio all'interno di questo telefono. Da qui poi possono partire le chiamate ai nostri contatti, possiamo far partire una serie di SMS proprio per chiedere aiuto. C'è la modalità aereo, utile se andiamo in aereo, poi va bene, tutte le impostazioni normali, evito di addentrarmi come cerco di fare di solito nelle impostazioni del telefono, perché non è questo il focus di questo dispositivo, ma è la capacità di comprendere quali siano le sue utilità, le sue prestazioni, per ciò per cui è stato pensato, quindi per tutti i servizi relativi appunto al mondo salva la vita. Volevo anche parlarvi di qualche altro dettaglio che ho qui davanti a me. Ribadisco la presenza del sensore di caduta, GPS per la geolocalizzazione, vi parlavo prima dei tasti grandi, il tasto salva la vita, eccolo qua sul retro, il controlla posizione appunto per capire dove si possa trovare il telefono e quindi si spera anche la persona. C'è la presenza del viva voce, quindi potete parlare tranquillamente in viva voce. C'è la presenza anche della torcia, molto utile per illuminare magari se ci si trova al buio. Un dispositivo che dispone di quattro bande, ecco, il display è un 2,8 pollici a colori, anche direi sufficientemente ampio. Una volta 2,8 pollici era una diagonale molto molto importante da poter utilizzare, quindi si vedono bene i numeri, si vedono bene tutte quante le nostre informazioni. C'è una batteria da 1000 mAh che per i nostri smartphone sembrerebbe anacronistica, su un telefono del genere è addirittura sovrabbondante, 104 grammi di peso, quindi un telefono che è anche molto facile da trasportare. Che cosa vi posso dire ancora? Vi posso dire che abbiamo a che fare senza dubbio con qualcosa di estremamente interessante, perché non stiamo parlando delle funzionalità di un classico telefono cellulare, ma stiamo parlando dell'unione di uno dei più conosciuti servizi anche nel nostro territorio, cioè quello di salva la vita, che sale a bordo di un telefono cellulare con una gamma nella quale poter scegliere, con la credibilità di un'azienda che ha costruito veramente la propria fortuna anche su questo servizio e che ha deciso di portare all'interno di questo mondo tutte le opportunità per chi possa avere bisogno di assistenza da remoto, di assistenza immediata, quindi proprio del salva la vita. Chiudo qui questo video relativo a Beghelli SLV30 GPS, alla band e ai vari servizi, ricordandovi che qui ci sono tre diversi livelli di prezzo, che il telefono costa 89 euro, che la band ne costa 29, ma in questo momento potete acquistare un bundle che con poco più di 100 euro vi permette di portare a casa tutto ciò che serve, degli strumenti che mi sento assolutamente di consigliare a chi ha bisogno di assistenza durante la propria giornata. Mi fermo qui per questo video e vi rimando alle prossime recensioni. Un saluto da Ivan. Thank you.